Bilancio positivo, aumentano i soci, investimenti milionari dal nord al sud. Questa mattina il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, ha presentato all'Assemblea dei soci un bilancio positivo nel quinto anno di attività della banca. Un risultato che conferma il ruolo fondamentale per la crescita del movimento del credito cooperativo, in assoluta controtendenza con quanto sta avvenendo nel sistema creditizio italiano ed europeo. Una tendenza che dunque conferma la positività della nostra azione e del nostro modello. Queste le parole di Amedeo Manzo ai nostri microfoni. Io, più che parlare di un anno molto positivo, che sicuramente lo è stato, parlerei di un quinquennio nel quale la banca è cresciuta, è nata, è cresciuta, si è dimensionata, e quest'anno approviamo un bilancio con un segno positivo in tutti i fattori, quindi nella raccolta diretta, nella raccolta indiretta, negli impieghi, quindi nei prestiti, nell'aumento del capitale, del patrimonio, ma soprattutto con un limite molto dimensionato di credito anomalo, che è il prezzo che paghiamo per stare vicino al nostro territorio. Il documento ufficiale presentato stamane presenta una dinamica positiva delle poste economiche, finanziarie e patrimoniali, a cominciare dagli impieghi, cresciuti in controtendenza al mercato a 29,5 milioni di euro, con un incremento del 2,56% nell'anno, assicurando così un adeguato supporto alle istanze del territorio. Le risultanze di gestione hanno rilevato inoltre una raccolta complessiva di 83,2 milioni, con un più 16,4%. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente della BCC di Napoli, Ferdinando Flagiello. Sì, è una bella soddisfazione la nostra, perché siamo rientrati appunto fra le prime 10 in Italia in questa speciale classifica. È una soddisfazione perché noi siamo una start-up. Voglio ricordare che abbiamo aperto gli sportelli soltanto nel giugno del 2009 e dopo i primi anni di avvio di attività abbiamo, come dire, iniziato a macinare attività, abbiamo fatto utili, abbiamo portato anche adesso una condizione di patrimonio di vigilanza anche, diciamo così, al netto delle perdite pari al capitale sociale. Una banca per il territorio, per la solidarietà, ma anche per la legalità. Questo è il pensiero del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. L'apertura al sociale e soprattutto il radicamento sul territorio, da quello che ho potuto capire, sono quelle banche che tendono a incarnare la realtà territoriale per farsene carico e certamente per aiutare. Cioè, c'è un'economia solidale che va poi concretamente realizzata in un contesto sociale e culturale che è tipica di un determinato territorio.